C'è un paio di scarpette rosse, numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica, Schulze, Monaco. C'è un paio di scarpette rosse, in cima a un mucchio di scarpette infantili, a Buchenwald. Più in là c'è un mucchio di riccioli biondi, di ciocche nere e castane, a Buchenwald. Servivano a far coperte per i soldati, non si sprecava nulla. E i bimbi li spogliavano e li radevano, prima di spingerli nelle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse per la domenica, a Buchenwald. Erano di un bimbo di 3 anni, forse di 3 anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi, bruciati nei forni, ma il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24, per l'eternità. Perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove. Perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole.